Buongiorno. Gli uccelli del paradiso sono degli uccelli straordinari che vivono in Nuova Guinea e in alcune isole vicine e sono stati descritti per la prima volta dal vicentino Antonio Pigafetta nella relazione che ha scritto, di cui ci sono rimasti quattro manoscritti, nessuno originale, ma sicuramente tratti dal suo scritto autografo. E Pigafetta è stato appunto il vicentino che ha viaggiato insieme a Ferdinando Magellano in quella che sarebbe stata la prima circumnavigazione del mondo, quindi un evento assolutamente straordinario. E questa conferenza, Antonio Pigafetta e i leggendari uccelli del paradiso, avrebbe dovuto tenersi, come vedete da questa diapositiva, a Vicenza, al Palazzo Chiericati, nello splendido salone del palazzo di Piazza Matteotti a Vicenza, il 24 ottobre di quest'anno 2020. Per le restrizioni causate dalla pandemia Covid-19, la conferenza non ha potuto avere luogo. E la sostituiamo quindi con questa registrazione. Ecco, la conferenza era stata organizzata dall'Associazione Italia Nostra, la sezione di Vicenza, con il patrocinio dell'Associazione Pigafetta 500, che si occupa di celebrare con diversi eventi e iniziative il cinquecentenario della spedizione di Magellano. Con Pigafetta, è stato un suo, possiamo dire, segretario e collaboratore in un certo senso. È partito dalla Spagna nel 1519, e poi Magellano però è stato ucciso dagli indigeni nelle Filippine e di tutta la spedizione delle cinque navi, una sola ha compiuto la circumnavigazione. E sotto il comando di Elcano dopo la morte di Ferdinando Magellano, e Pigafetta è il membro dell'equipaggio che ha lasciato la più completa descrizione delle avventure incredibili di questa spedizione. E tra l'altro appunto parla di questi uccelli straordinari, di cui aveva potuto vedere degli esemplari conservati, come vedremo in questa conversazione. Ecco, poi la spedizione è tornata in Spagna nel 1522. Bene, vediamo allora questo argomento partendo da una immagine della nave Victoria, così come è rappresentata in una mappa realizzata da Abramo Ortelio nel 1589. Ecco, si vede quindi l'immagine nell'Oceano Pacifico, no, che è stato per la prima volta attraversato da una nave europea a quell'epoca, nel corso di questa spedizione, e sotto la nave c'è una scritta in latino, di cui riporto qui la traduzione, per la quale ringrazio il professor Davide Melchiori, che mi ha aiutato appunto, e io prima di ogni altra nave o Magellano ho circumnavigato il mondo, tracciando rotte a vele spiegate, condotto attraverso un nuovo stretto quando tu ne eri il capitano. Ho compiuto la circumnavigazione e con merito sono chiamata Victoria. Sono per me come vele le ali, come ricompensa la gloria, come luogo dell'impresa il mare. Ecco, sul bonpresso della nave compare la figura allegorica della vittoria alata, con la fronda di palma, simbolo appunto di vittoria. E come curiosità possiamo notare le bandiere orientate in direzione opposta al vento che gonfia le vele, quindi un errore che tanti illustratori hanno fatto. Ricordo anche le famose 500 lire d'argento che nella prima versione, nel primo conio, avevano questo errore che poi è stato
corretto nelle versioni successive. Ecco, a sinistra vedete un particolare della statua donata dall'Associazione Marinai d'Italia al Comune di Vicenza, che ritrae il navigatore vicentino Pigafetta. Si trova vicino alla stazione ferroviaria di Vicenza. Ecco, e qui abbiamo il testo della relazione di Pigafetta, in cui parla appunto degli uccelli del paradiso. Ecco, dal re di Bacchian, una delle principali isole delle Spezie, gli uomini della Trinidad e della Victoria, che all'epoca erano le due navi che erano sopravvissute, poi come dicevo prima è solo la Victoria che riuscirà a completare la spedizione, la circumnavigazione, ricevettero molti doni. Ecco, io vi leggo in italiano, moderno possiamo dire, il testo che qui trovate riportato nella lingua utilizzata da Pigafetta, che come potete vedere è ricca di venetismi. Ecco, mandò come dono al re di Spagna, che era Carlo V all'epoca, uno schiavo, due bahar di garofoli, sono i chiodi di garofano, spezie preziosissime, no? Con i chiodi di garofano che sono riusciti a portare in Spagna, il costo della spedizione è stato ripagato e c'è stato anche un notevole guadagno per i finanziatori della spedizione. Ecco, il bahar, per inciso, è una unità di misura di peso corrispondente a oltre 400 kg. Ecco, gliene avrebbero dati anche 10 di questi bahar dei chiodi di garofano, ma le navi erano già troppo cariche e non potevano portarli. E due uccelli morti, bellissimi. Ecco, qui Pigafetta cita due esemplari di questi uccelli del paradiso. In realtà poi da altre fonti sappiamo che in realtà in Spagna sono arrivati cinque esemplari di uccelli del paradiso. Ecco, questi uccelli sono grandi come tordi, hanno il capo piccolo, il becco lungo. Le zampe sono lunghe un palmo, quindi vi faccio notare che qui Pigafetta parla delle zampe degli uccelli del paradiso, e sottili come una cannuccia. Non hanno ali, dice all'inizio, poi in realtà si contraddice, come vediamo tra poco, ma al posto di quelle delle penne lunghe di diversi colori come dei gran pennacchi. La coda è come quella del tordo. Tutte le altre penne, eccetto le ali, ecco, quindi vedete che in realtà poi dice che le ali ci sono, sono del colore del taneto, che è un color castano, quindi un marrone piuttosto saturo. E non volano mai, dice Pigafetta, poi vedremo che la leggenda successivamente invece sostiene esattamente il contrario, e cioè che sono perennemente in volo, se non quando c'è il vento. E questi ci dissero che questi uccelli venivano dal paradiso terrestre, li chiamano Bolon Diwata, cioè uccelli di Dio. Questo è quello che racconta Pigafetta su questi esemplari che poi sarebbero stati portati in Spagna. E questa è la prima raffigurazione europea di un uccello del paradiso. La troviamo in un manoscritto molto prezioso, il libro di preghiere Farnese Hours del 1546, che attualmente è conservato a New York alla Morgan Library. Ecco, ritrae probabilmente proprio uno degli esemplari di uccelli del paradiso che sono arrivati in Spagna con la spedizione di Elcano e Pigafetta, a quel punto, insomma, la spedizione iniziata da Magellano. E ritrae probabilmente questo uccello del paradiso, che è la Paradisea maggiore, Paradisea apoda, questo è il nome che Linneo poi darà a questa specie. E l'immagine che vediamo qui è di una monografia molto posteriore, come vedete, della seconda metà dell'Ottocento, di Daniel Giraud Elliott, A Monograph of Paradiseidae. Ecco, potrebbe essere questa specie o forse un'altra specie
affine. Ci sono diverse specie di paradiseidi, gli uccelli del paradiso appunto, che hanno un aspetto abbastanza simile. Quindi anche gli studiosi hanno dato diverse identificazioni della specie. Ecco, qui vediamo un uccello del paradiso in volo, ritratto senza le zampe, che peraltro sì, potrebbero essere nascoste dal piumaggio, che sorvola un ampio paesaggio con case e un corso d'acqua sullo sfondo. Ecco, in realtà appunto gli esemplari di uccelli del paradiso che sono arrivati in Europa erano privi di zampe, privi addirittura anche della carne, dello scheletro, perché erano stati, diciamo così, preparati dagli indigeni delle isole dove vivono questi uccelli, che avevano, e forse hanno ancora, la tradizione appunto di utilizzare il piumaggio di questi uccelli, preparandolo però anche con delle tecniche di affumicatura per meglio conservarli, e usavano questo piumaggio nei loro riti, nelle cerimonie rituali tradizionali di quei popoli. E quindi in Europa ci si è fatta l'idea, tra l'altro contrariamente a quello che aveva scritto Pigafetta, che questi uccelli fossero effettivamente privi di zampe. E la conferma di ciò veniva appunto dal fatto che gli esemplari arrivati in Europa erano privi di zampe. E così lo studioso Girolamo Cardano, in una sua opera del 1547, De Subtilitate, e da questa assenza delle zampe negli uccelli del paradiso, deduce tutta una serie di altri aspetti di questi straordinari animali che poi costituiranno la leggenda degli uccelli del paradiso, con tutto ciò che ne segue, che adesso vedremo, insomma. Allora, leggiamo insieme cosa scrive Girolamo Cardano. Ecco, nelle isole Molucche si trova sulla terra o sul mare un uccello chiamato manucodiata. Questo è un termine che si ritrova spesso per indicare gli uccelli del paradiso, significa sempre appunto uccelli di Dio, in lingua giavanese, e dimora molto in alto nell'aria. Quindi qui Cardano sostiene qualcosa di molto diverso da quello che aveva scritto Pigafetta. Probabilmente non aveva nemmeno letto la relazione di Pigafetta. Ha il becco e il corpo simile alla rondine, e su questo punto poi tornerò per cercare di spiegare perché si fa riferimento alle rondini, che in realtà sono totalmente diverse dagli uccelli del paradiso, ma è ornato di piume diverse che sulla terra sono simili a quelle di una pavonessa. Non ha piedi, scrive Cardano, e se si stanca oppure vuole dormire, si appende con le piume che attorciglia al ramo di qualche albero. Vola con meravigliosa velocità e si nutre soltanto di aria e rugiada. Il maschio ha una cavità sul dorso dove la femmina cova i piccoli. Ecco, questo è un testo straordinario che disegna degli animali favolosi. E ci si stupisce a prima vista del fatto che un personaggio così intelligente come Cardano, no? Famoso per i suoi contributi alla matematica, anche alla meccanica, ci stupisce che abbia scritto delle cose così assurde, possiamo dire. Ma in un certo senso lui non ha fatto altro che dedurre logicamente dall'assenza delle zampe, testimoniata dagli esemplari arrivati in Europa di uccelli del paradiso, una serie di altre caratteristiche che dovevano necessariamente seguire. Cioè, se non ha zampe vuol dire che è sempre in volo, ma non può posarsi. D'altra parte ha queste lunghe penne, evidentemente ogni tanto sarà stanco e quindi avrà bisogno di in qualche modo fermarsi sui rami utilizzando queste penne. Non ha le zampe, userà le lunghe penne per
legarsi a dei rami per potersi riposare. Di che cosa si può nutrire nell'aria? Allora si parla di aria e rugiada come fonti di nutrimento di questi animali. Poi però c'è il problema di come può allevare i piccoli, covarli, dove vengono deposte le uova. E allora qui deduce per come necessità il fatto che siano i maschi di queste specie di uccelli a fornire un appoggio per le uova sul dorso e immagina che la femmina covi i piccoli sul dorso dei maschi. Quindi tutta un'elaborazione fantastica che viene dedotta in qualche modo non sulla base di osservazioni sperimentali, ma semplicemente dal fatto che questi animali sono privi di zampe. Dimenticavo perché cita le rondini. Ecco, qui ho fatto una ricerca e penso che l'origine sia in realtà sul testo di Aristotele, sulla storia degli animali di Aristotele, che è un testo ben noto all'epoca, e quindi anche Cardano evidentemente lo conosceva, perché nella storia degli animali Aristotele aveva scritto: vi sono certi uccelli con i piedi deboli che perciò vengono chiamati apodi. Ecco, quindi c'è questo aggettivo apodi. Ma questi piccoli uccelli sono ben adattati al volo. Praticamente tutti gli uccelli simili a questi sono buoni volatori, ma hanno piedi deboli, come ad esempio la rondine e il rondone. Quindi penso sia da questo che Cardano ha tratto, insomma, il paragone con le rondini. E teniamo anche presente che tuttora i rondoni conservano il nome scientifico Apus apus, cioè senza zampe, e sono attribuiti all'ordine degli apodiformi. Ecco, invece le vere e proprie rondini, che sono molto diverse dai rondoni in realtà, anche se c'è una somiglianza superficiale, una certa convergenza nell'adattamento al volo, le rondini del genere Hirundo sono classificate tra i passeriformi, quindi un altro ordine di uccelli. Bene, procediamo. Ecco, nel Cinquecento gli uccelli del paradiso sono illustrati e descritti sempre sulla base di queste tradizioni che si erano formate anche grazie a Cardano da alcuni autori e in particolare dallo svizzero Konrad Gesner, che è uno straordinario studioso ed erudito dell'epoca, che pubblica dei volumi di storie degli animali ricche di illustrazioni, tra cui questa xilografia che rappresenta appunto uno degli esemplari di Uccelli del Paradiso. E anche Gesner conferma quello che aveva scritto Cardano, cioè che sono privi di zampe. Analogamente anche il bolognese Ulisse Aldrovandi, famoso medico e collezionista di cose di natura, li descrive come privi di zampe e addirittura Aldrovandi dice che Pigafetta aveva scritto assolutamente il falso dicendo che avevano zampe, quindi Aldrovandi conosceva la relazione di Pigafetta e afferma che Pigafetta aveva scritto la falsità. Come è dimostrato, come era dimostrato secondo Aldrovandi, dall'assenza di zampe negli esemplari arrivati in Europa. E poi Cardano aveva scritto che erano privi di zampe, era stato confermato da Gesner, e quindi Aldrovandi ripete quanto ormai era diventato in qualche modo una nozione diffusa e comune. Ecco, questa che vedete è una delle illustrazioni della ricchissima collezione di immagini naturalistiche di Aldrovandi, oggi conservate al Museo Poggi di Bologna. E di fianco al disegno compare la scritta Manu Kodiata, appunto uccello di Dio, come abbiamo detto, tratto dalla
la lingua giapponese, seu avis paradisea apes, quindi senza zampe. Ecco, questo esemplare è un esemplare di Paradisea raggiana e appunto si trova nella collezione di immagini di Aldrovandi, da cui sono state poi tratte le xilografie che illustrano l'opera di Aldrovandi, Ornitologie, del 1599. Naturalmente la xilografia, essendo tratta dal disegno con un'incisione su una tavola di legno, appare speculare rispetto al disegno da cui è stata tratta, insomma. Ecco, Aldrovandi illustra anche altre specie di uccelli del paradiso che nel frattempo erano arrivate in Europa e in questa xilografia che vedete a destra mostra anche appunto la modalità di nutrirsi da gocce di pioggia o di rugiada, di pioggia in questo caso, che era stata appunto indicata come il modo di alimentarsi degli uccelli del paradiso da Cardano. Ecco, tutte queste immagini poi saranno riprodotte molte volte e utilizzate quindi dagli autori successivi. Ecco, anche il medico e collezionista veronese Francesco Calzolari, che è vissuto tra il 1522 e il 1609, anche nella sua collezione c'erano almeno un esemplare, insomma, di Uccelli del Paradiso. A quel punto molti erano presenti nelle collezioni europee. Anche in questo caso non si vedono le zampe, probabilmente era un esemplare ancora privo di zampe. E questo è un disegno, anzi una calcografia, un'incisione, insomma, che ritrae il catalogo, potremmo dire, del museo di Francesco Calzolari, che è stato pubblicato da Benedetto Ciruti e Andrea Chiocco dopo la morte del Calzolari. Ecco, nel 500 e poi all'inizio del 600 si è affermata l'emblematica, quindi l'utilizzo di vari elementi della natura, animali in particolare, anche come emblemi. E quindi con un ruolo simbolico. Un esempio di questo è questo emblema della vita irrequieta proposto nell'opera Emblemata del 1564 di Janos Zambocchi, latinizzato Ioannes Sambucus. Ecco, qui è illustrato anche da una xilografia sotto la quale c'è il testo latino di cui vi propongo la traduzione, sempre ottenuta con l'aiuto del professor Davide Melchiori. Ecco, vita irrequieta. L'India presenta animali senza zampe, che solo l'aria sorregge, non si posano mai, il movimento li incalza di continuo. Nascono dal grembo, se è lecito crederlo, opera straordinaria questa, di un dono divino. E a questo proposito che i sapienti si sforzino di scoprire le cause sorprendenti, perché coloro che detengono la sapienza la posseggono affinché non restino in silenzio. Colui che manca di quiete non ne ricava vantaggio per le preoccupazioni logoranti. Afferma che costui è simile a questi uccelli insoliti. Ecco, quindi gli uccelli del paradiso si sono prestati per questo simbolismo e anche altri che adesso vedremo. Quindi il fatto di non potersi mai posare diventa un simbolo di vita irrequieta. Ecco, più comune è invece il simbolo degli uccelli del paradiso come esseri spirituali. Ecco, nell'opera di Camerarius, Symbolorum et Emblematum, l'edizione originale della fine del Cinquecento, è proposto questo emblema. Il testo in questo caso recita: Assai felici sono le menti di coloro che sono in cielo, sollevate, osservano tutte le cose che stanno in basso. Ecco, qui vediamo quindi l'immagine tradizionale dell'uccello paradiso
del paradiso sempre in volo, perennemente sospeso in volo, che domina il paesaggio dall'alto, un po' come avevamo visto nella miniatura delle Farnese Towers, abbiamo visto prima. Oppure in questo emblema pubblicato in un'opera dell'inizio del Settecento, abbiamo appunto un uccello del paradiso che si eleva verso l'alto, vedete anche proprio una traiettoria in diagonale verso l'alto. Il motto che accompagna l'immagine è sine pondere sursum, quindi senza peso, verso l'alto, quindi libero da tutto ciò che è materiale. E il concetto è sottolineato nell'opera Mundus Symbolicum di Piccinelli, citato in questo caso da Lorenzo Stramusoli nel suo Apparato dell'eloquenza. E vi riporto il testo, no? Avendo l'uccello manucodiata, pochissime carni e molte piume, non è meraviglia se con pellegrina agilità si innalza al cielo. E ben di lui fu detto sine pondere sursum. Felice colui che depone il peso delle ricchezze e che, reso agile col beneficio della povertà, prontamente accosterassi al cielo. San Bernardo, osservando le parole di Cristo che accoppiano la povertà dello spirito e il regno del cielo, beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum celorum. Ecco, quindi beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Quindi gli uccelli del paradiso acquistano anche appunto un significato simbolico in ambito religioso. Lo stesso nome, uccelli del paradiso, si presta a questo collegamento. Ecco, nel frattempo altri autori trattano di uccelli del paradiso e iniziano ad arrivare in Europa anche esemplari di specie diverse. Ad esempio qui Clusio, Carolus Clusius è il nome latinizzato, Charles de Lecluse era il nome originale, nel suo libro dell'inizio del Seicento aveva illustrato anche una paradisea reale, Cicinnurus Regius, di cui vi mostro qui un'illustrazione moderna invece, che è una specie caratteristica per queste penne elegantissime nella parte posteriore, con questi riccioli allargati terminali, una specie molto molto elegante. Ecco, e questo uso simbolico, emblematico dell'uccello del paradiso è utilizzato anche in questa Natura Morta. Natura Morta è un genere che si è affermato nel 500 e poi nel 600, e che ha molto spesso un valore allegorico. Ecco, questa raffinatissima Natura Morta, opera di Jacques Linard, è conservata al Louvre, come vedete, di Parigi, rappresenta i cinque sensi e i quattro elementi, sono soggetto tipico di molte nature morte, quindi tutto ciò che appartiene al mondo terrestre e ai suoi piaceri anche, ma è raffigurato anche appunto un uccello del paradiso che vola fuori dalla finestra verso il cielo, come a sottolineare l'importanza dei valori spirituali rispetto ai beni materiali, ai piaceri terrestri. Quindi c'è sempre nelle nature morte, sempre o comunque molto spesso, insomma, un intento moralistico che dava comunque una giustificazione religiosa a queste opere. C'è una sorta di, diciamo, contraddizione: da un lato c'è un'esaltazione attraverso questa resa illusionistica dei particolari di tutto ciò che è piacevole sulla terra, ma nello stesso tempo c'è un monito morale religioso sottostante. Ecco, uccelli del paradiso compaiono anche in questo dipinto di Jan Brueghel, uno straordinario pittore
di anche animali, appunto, in moltissime sue opere ritrae, come vedete anche in questo caso, una profusione di specie animali. E in alto a sinistra, in questa raffigurazione del paradiso, è raffigurato anche un uccello del paradiso, ma posato sul ramo con le sue zampe. Quindi a questo punto iniziava a essere chiaro che in realtà gli uccelli del paradiso le zampe le avevano. Insomma, quindi un po' alla volta la verità si afferma e quindi quello che aveva scritto Pigafetta, il fatto cioè che le zampe erano presenti, inizia a essere chiaro a tutti. Non subito però, abbiamo visto che ancora nel Settecento veniva così, si faceva riferimento all'assenza delle zampe negli uccelli del paradiso. Ecco, un'altra opera in cui compaiono uccelli del paradiso è questa allegoria del continente americano, e qui appunto uno potrebbe dire cosa c'entra l'America, e infatti è un errore, opera di Jan van Kessel. È un pannello, come vedete, composito, e nel riquadro in alto a sinistra sono raffigurati vari animali, alcuni dei quali sono effettivamente americani. I pappagalli ara vivono in Sud America, ma compaiono anche pappagalli africani e anche due uccelli del paradiso, di cui uno è in volo, ma però si vedono le zampe comunque, e un altro a sinistra è posato con le sue zampe su un ramo. Ecco, il fatto che appunto ci siano specie africane e asiatiche in una raffigurazione del continente americano è indice della mancanza, diciamo, della nozione che poi sarà alla base della zoogeografia, cioè del fatto che le diverse specie hanno un areale di distribuzione preciso che dipende dalla loro storia evolutiva, ma questa è una nozione che si affermerà solo nell'Ottocento. Possiamo dire che è Darwin e poi Wallace che metteranno in evidenza l'importanza appunto della diversa distribuzione geografica delle specie sulla Terra. Qui c'è semplicemente la nozione di esotico, cioè tutto ciò che proviene dalle terre lontane viene messo in un unico insieme, specie esotiche. Ecco, una rappresentazione molto simile alla precedente, anzi alle precedenti, anche quella di Jan Brueghel, voglio dire, di un uccello del paradiso posato su un ramo, la troviamo in questo dipinto di Frans Snijders, che è un altro autore specializzato proprio nella raffigurazione di animali. Ecco, questo è un concerto di uccelli, è un genere pittorico che ha avuto una certa diffusione nel 600, in cui appunto si immagina che diverse specie di uccelli si riuniscano per cantare insieme, addirittura con uno spartito musicale al centro. Erano anche questi pretesti per illustrare esemplari della fauna curiosi, particolari. Ecco, anche Rembrandt ha ritratto degli esemplari di uccelli del paradiso con il suo tratto così veloce ma estremamente efficace. Stiamo parlando di Rembrandt. Questi sono conservati al Louvre. Ecco, nel 600 un'opera enciclopedica che però ha carattere esclusivamente compilativo, cioè è una sorta di riproposizione di tutto quello che era stato scritto e illustrato prima di lui, è l'opera di Johnston, Historia Naturalis de Abibus in questo caso. E qui c'è tutto un repertorio delle immagini precedenti, e qui Johnston però ha voluto proprio accuratamente evitare rappresentazioni di zampe,
perché voleva attenersi strettamente a quello che era stato scritto dai primi studiosi, dai primi saggisti su questi argomenti di storia naturale. Mentre le zampe, anche se solo in un esemplare e non molto evidenziate, si trovano in quest'opera, invece più per certi versi rigorosa, di John Ray e Francis Willoughby, che sono un po' tra i fondatori della zoologia inglese. E anche qui abbiamo raffigurati in quest'opera di Albertus Seba, qui siamo però già nella metà del Settecento, sono raffigurazioni anche più precise, anche per quanto riguarda i colori. Nell'esemplare in volo le zampe non si vedono, in quello posato sono timidamente raffigurate sotto al corpo dell'animale. Quindi, in ogni caso, a questo punto, diciamo che stava scomparendo l'idea che fossero privi di zampe. Poi nell'Ottocento abbiamo raffigurazioni di grande bellezza e precisione, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti morfologici più che del comportamento. Solo negli anni 20 dell'Ottocento iniziano ad essere osservati esemplari vivi nel loro ambiente dagli esploratori che erano potuti giungere in Nuova Guinea e nelle isole vicine. Ecco, questa è un'illustrazione di un'opera di François Levelin, Histoire naturelle des oiseaux de paradis, che è dell'inizio dell'Ottocento, e questa invece no, di un'altra specie, della paradisea dalle 12 penne, è tratta da Collection of the Birds of Paradise del 1835, illustrata da Robert Havel, che è lo stesso incisore che aveva curato i Birds of America di Audubon, che è delle opere più anche costose, no? Opera stampa che ha raggiunto le quotazioni più alte, un libro meraviglioso in folio. Quindi Robert Havel, incisore di grandissimo valore, però più realistica della stessa specie, la paradisea dalle 12 penne, è questa tratta dalla Monograph of Paradiseidae di Daniel Giraud Elliott, che è una delle più splendide opere sugli uccelli del paradiso dell'Ottocento. Ecco, uno studioso che ha descritto anche il comportamento e ha scoperto anche una nuova specie di uccelli del paradiso in Malesia è Alfred Russel Wallace, che insieme a Charles Darwin ha, diciamo, compreso le leggi fondamentali dell'evoluzione delle specie mediante selezione naturale. E qui è ritratto un'immagine, diciamo, idealizzata in qualche modo da Victor Eustafiev con sul tavolo sul quale sta prendendo degli appunti degli esemplari della paradisea reale Cicinnurus regius che abbiamo visto anche in precedenza. Ecco, sullo sfondo di questo paesaggio delle isole della Malesia, dove ha passato moltissimi anni compiendo una straordinaria quantità di osservazioni naturalistiche. Ecco, Wallace ha poi pubblicato un volume di grandissimo interesse, The Malay Archipelago, nel 1869, con illustrazioni di Wood, tra cui questa di una paradisea rubra. E descrive anche come gli indigeni catturano questi esemplari per conservarli, come abbiamo visto, e utilizzarli nelle loro cerimonie tradizionali. Ecco, qui siamo nelle isole Aru, cioè la rappresentazione relativa a indigeni delle isole Aru, che sono un arcipelago che si trova a sud-ovest della Nuova Guinea.
C'è anche appunto una specie di uccelli del paradiso dedicata a Wallace, la Semioptera Wallacei, qui illustrata da Daniel Giraud Elliott nella sua monografia del 1873. Come vedete, le varie specie sono molto varie come piumaggio, sono di grandissima bellezza, e poi quello che è più straordinario sono i rituali di corteggiamento di questi uccelli. Ecco, un'altra tavola, un'altra tra le specie più spettacolari di questi animali. La Paradisea maggiore, che Linneo appunto ha voluto chiamare Paradisea apoda, diciamo riproponendo la nozione tradizionale, anche se a quell'epoca appunto, cioè Linneo ha vissuto nel Settecento, ormai era chiaro che gli uccelli del paradiso le zampe le avevano, e quindi Pigafetta aveva ragione, insomma. Questa è un'altra tavola di un'altra bellissima monografia, Monograph of the Paradisaidae or Bird of Paradise di Richard Butler Sharp, con bellissime litografie. Oppure questa è un'altra tavola, la Paradisea dell'Arciduca Rodolfo. Sono tra le più splendide illustrazioni zoologiche dell'Ottocento. E questa è la Paradisea Raggiana. Qui invece abbiamo appunto una panoramica di alcune specie, vedete la varietà di dimensioni, di forme, di colori, ma sono tutti uccelli imparentati tra di loro che hanno un areale di distribuzione geografica abbastanza limitato. Vivono, come dicevo, in Nuova Guinea, nell'isola della Nuova Guinea, in alcune isole vicine. Ci sono due specie che vivono anche sulle coste orientali dell'Australia. Però la stragrande maggioranza delle circa 40 specie classificate di uccelli del paradiso vivono in Nuova Guinea. Ecco, per chi volesse vedere anche l'aspetto reale in natura e soprattutto i comportamenti di questi straordinari uccelli, consiglio questo video che trovate sul canale YouTube del Birds of Paradise Project. È un video piuttosto breve, ma assolutamente straordinario. Oppure, ancora meglio, se avete un po' più di tempo, della durata di circa un'ora, c'è cioè questo straordinario documentario di David Attenborough, Birds of Paradise, e di cui vi fornisco il link in questa diapositiva. E in questo modo si ha proprio la possibilità anche di vedere gli uccelli del paradiso nel loro ambiente e anche nel caso del documentario di Attenborough, l'uso che gli indigeni hanno fatto tradizionalmente del piumaggio di questi uccelli nei loro rituali tradizionali. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e appunto con questo contributo ho voluto ricordare un aspetto particolare ma interessante della relazione di Antonio Pigafetta del viaggio che ha compiuto 500 anni fa con Ferdinando Magellano. Grazie, buongiorno.